Buonasera a tutti da Alfredo Mammucari. Allora, vi volevo dare un consiglio. Allora, io ho sempre usato lo stand per le chitarre. Invece, ieri mi sono fatto, diciamo, un po' di muscoli. E che cosa ho fatto? Ho messo questi qui che ho comprato. Vedete, ho fissato il muro. E ci sta per benissimo la chitarra. Il problema è che poi ho dovuto fare un altro. Ho dovuto fare un altro. E poi un altro ancora. Un altro ancora perché c'avevo pure questa. E poi, siccome ne ho comprati tanti di sti cosi, ne ho messo un altro. E stavo sulla scala, dico, sai che ti dico? Ne metto un altro. Ci ho messo una Les Paul. Poi ho detto, sai che mi sta divertì sta cosa. Quasi quasi ne metto un'altra. Boh, ci ho messo una bella Telecaster Made in, no, una bella Stratocaster Made in Corea, chissà di che anno è. Poi ho detto, ma io c'ho sta chitarra che è stupenda, suona da Dio, l'Aria Cardinal, attenzione, ci ho attaccato pure questa, e poi ormai era finita la parete, io c'è un altro po' di spazio. Ci ho attaccato questa. E poi qui vicino gli fa compagnia una chitarra degli anni 30. Ce l'ho solo io. Poi qui c'è la porta di uscita perché se no qui il discorso continua. Ma mi ha attaccato pure questa. Ellie Sound 1960, pensa quanti anni c'ha sta chitarra, c'ha più anni di me. Lo so, sta di ammazza è bella, lo so. Poi, sti cosi avanzavano, sti ganci. Ci ho agganciato sta bella Ibanez, che dite, pure di acustica ci voleva, no? Ma poi, una bella classica, ma questa è stupenda, grande Massimo Marini. In pratica, non so se vi faccio girare la testa, però stiamo a parlare di una cosa tipo, mi pare di stare dentro al negozio di chitarre e poi non è finita, ahimè. Qui c'è un'altra bella Phoenix Made in Corea anni 80, mamma mia come suona sta chitarra col Floyd Rose. E poi vicino c'è la chitarra del mio povero papà che me la regalò perché ha detto tanto io non la suono. Lui usava sempre la stessa cosa, stava fissa. Io quando suono la chitarra è come suonare a grattacacio. Bene, se vi è piaciuto questo video, e non dico un'iscrizione, un mi piace, qualcosa del genere. Va bene, un ciao da Alfredo Mammucari.